Il basket di strada va in scena ad Arezzo. Sarà infatti il playground Kobe di Via Golgi ad ospitare Battleground 3x3. Bello perché valorizza questo bellissimo campo dedicato a Kobe Bryant e dà modo a tanti ragazzi di giocare a queste partite 3x3 che sono un po' nate in America ma che adesso oggi si sono sviluppate anche in Italia e in Europa. E appunto ringrazio i ragazzi di Villa Severi Fisans perché stanno lavorando duramente per portare questa cultura del basket nella nostra città. La manifestazione si sviluppa in 3 giorni di gare della categoria senior da martedì 12 a giovedì 14 luglio. I partecipanti saranno circa 100. 2 giorni di fase a gironi e l'ultimo giorno dove c'è la fase eliminatoria con le finali. E l'ultimo giorno ci sarà anche una gara del tiro da 3 punti dove ogni squadra avrà un suo rappresentante e al di là del basket sarà un evento sociale volto a coinvolgere anche il pubblico, perché avremo comunque il bar aperto, avremo comunque musica tramite un DJ e uno speaker per creare l'atmosfera tipica underground che si crea oltreoceano in America con il basket e nei tornei d'Europa e qui ad Arezzo. E abbiamo anche il piacere di avere con noi l'Aisla con il suo banchino dove si potrà fare delle donazioni in maniera libera. L'evento rientra nel progetto proposto da SBAC e ha ottenuto a seguito della partecipazione al bando per la concessione di contributi per attività musicali, sportive e ricreative destinate ai giovani nell'anno 2022 un finanziamento da parte del Comune. Qui alla SBAC ci sono stati una serie di eventi e questo è un'altra pillola importante perché è un torneo che va fino alle finali nazionali di Rimini, quindi insomma è una cosa molto bella.